natura. Ascoltate. La scorsa estate sono andata in vacanza a Creta. Quel viaggio mi emozionava tantissimo. Ero curiosa di sapere cosa ci fosse in un paese così lontano e diverso dal nostro. Per andare in vacanza dovevamo prendere l'aereo e io avevo un sacco di paura. Era per questo che quando i miei genitori mi hanno chiesto se volevo restare a casa o andare a Creta, non sapevo che cosa rispondere. Per giorni sono rimasta a casa, sono rimasta a pensare, piombino o aereo? Le amiche mi dicevano di restare, così avrei giocato con loro, ma io volevo anche viaggiare, incontrare persone nuove e visitare piazze sconosciute, invece di vedere tutti i giorni sempre gli stessi volti che passeggiano. È proprio questo il fascino del viaggio. La scoperta, sì, perché scoprire la casa più bella è intrigante. Quindi, ripensando a tutte le cose che ho scoperto viaggiando, mi sono chiesta come mai mi scontravo contro questa paura, contro questo muro che mi confondeva le idee. Ma i muri cadono, le persone si fanno coraggio ed entrano nella mia paura. Una struttura gigantesca che di lì a poco avrebbe preso il volo per Creta.